Marcello Masi che Siracusa racconterà la puntata di Linea Verde Life che andrà in onda l'11 maggio. Racconteremo una Siracusa meravigliosa che è, però cercheremo anche di descrivere, far vedere una città che secondo me in pochi conoscono, una città viva, una città molto attenta alla sostenibilità, al proprio mare, ma anche alla vita di tutti i giorni. Una Siracusa affascinante, ma anche divertente, vivace, ripeto, sostenibile. E questa per noi di Linea Verde Life è la cosa più importante, raccontare l'Italia che si muove per migliorare il futuro di tutti noi. Non solo arte e cultura, ma parliamo anche di gusto. In questo momento ci troviamo al mercato di Ortigia. Quali le eccellenze di Siracusa che avete avuto modo di scoprire? Venire in Sicilia e non parlare di gusto è impossibile. La Sicilia è il giardino del Mediterraneo, ha dei prodotti straordinari, unici, con dei sapori che rimangono nel cuore e nella mente di chi li assaggia. Naturalmente noi non possiamo fare a meno di raccontarli, devo dire che è la parte più piacevole del nostro lavoro. Cosa l'ha colpito di più di Siracusa, sia dal punto di vista storico e artistico che del gusto? Beh, dal punto di vista storico e artistico, ma mi ha colpito Ortigia, questo quartiere bellissimo, che davvero è tra le cose più belle che ho visto nella mia vita. Non ho avuto la fortuna di venire mai a Siracusa, mentre conosco bene la Sicilia, e devo dire che mi ero perso davvero tanto. Ortigia rimane davvero nel cuore, una di quelle cose che vanno viste almeno una volta prima di morire, insomma. Lo dico ai siracusani, quindi lo sapete, ma se qualcuno di non Siracusa vede questa cosa, date retta a me, venite a visitarla, Siracusa è meravigliosa. Quindi questa è la sua prima volta a Siracusa, l'ha trovata diversa da come l'aveva immaginata? No, sinceramente più che diversa da come l'avevo immaginata, ho trovato, parlo di Ortigia perché è la cosa che mi ha colpito di più, è qualcosa che è davvero inaspettata, perché poi abbiamo incontrato delle giornate non di sole pieno, abbiamo incontrato un mare in tempesta che ha dato però ulteriore fascino al castello, alla fortezza, tutto il perimetro e anche le case, le chiese, la pietra che è stata utilizzata nei secoli per edificarla, è qualcosa che è davvero unico nel panorama italiano dell'arte e della cultura. Peppe Burgio, quali le eccellenze siracusane che è possibile trovare al mercato di Ortigia? Ma sicuramente le conserve di nostra produzione, Fratelli Burgio. Noi siamo produttori di 47 tipi di conserve. I più famosi sono la caponata, vincitore di medaglia d'oro all'Expo dei Sapori di Milano, la salsa di pomodoro, la bottarga, il pesto di finocchietto e tante altre conserve che ci sto molto ad elencare. Inoltre nella nostra salumeria, nel nostro showroom Fratelli Burgio, potete trovare la migliore selezione di vini, di formaggi e di salumi siciliani. Noi facciamo anche dei taglieri dove diciamo, accostiamo le conserve di nostra produzione tramite la tecnica dello street food con i salumi e i formaggi. E posso dire che hanno riscosso molto successo sia dai siracusani sia dai turisti. E a proposito di street food, la salumeria Fratelli Burgio ha ricevuto anche un importante riconoscimento. Sì, abbiamo vinto il premio Street Food Sicilia col nostro panino, si chiama Filuneddu, che è composto dalla caponata, nostra famosa caponata, e dal primo sale, dal pecorino primo sale, che è stato selezionato da un piccolo produttore che lo fa vicino ai Monti Blei, quindi proprio tutto a chilometro zero.